Seconda parte del telegiornale: a Messina è polemica sull'ordinanza del sindaco che da stasera imporrà il coprifuoco. Il prefetto l'ha stoppata perché in contrasto con il decreto del Presidente del Consiglio, ma De Luca va avanti. La polemica in salsa De Luchiana è servita. A Messina serviva di tutto, tranne che un conflitto istituzionale in piena emergenza coronavirus che creasse confusioni tra i cittadini, commercianti, lavoratori che non sanno a quale disposizione dovranno attenersi. Stasera alle 21 infatti De Luca ha confermato che scatterà il coprifuoco imposto 48 ore fa, nonostante sia arrivato lo stop da parte del prefetto perché è in contrasto con le disposizioni nazionali. Ma il sindaco di Messina rivendica la sua decisione. Io ancora sono il responsabile di ciò che succede a Messina e siccome sono il responsabile posso anche prendermi la responsabilità di assumere dei provvedimenti che sono fondamentali per dare uno strumento anche alla nostra polizia municipale, alle forze dell'ordine, di poter far rispettare sul territorio quello che diventa un ordine ora con l'ordinanza, mentre col DPCM ancora è un invito, invita a cena. Via Facebook non ha risparmiato frecciate all'indirizzo del decreto del Presidente del Consiglio, continuando ad insistere che quello è un passo indietro rispetto alla sua ordinanza. Qua paradossalmente, altro che limitazione, qui abbiamo ampliato. Quindi guardate quanto è illogico, quando abbiamo parlato di logicità, non è l'abbiamo detto a caso, guardate. Ripeto, tutto chiuso e tutto a casa. Questo è il momento che dobbiamo saper vivere in questa situazione. Quindi la presa di posizione con una lettera inviata al prefetto di chiarimenti su tutti i punti del decreto entro stasera, senza far entrare comunque in vigore l'ordinanza comunale. Ora io spero che in meno di 24 ore mi arrivino questi chiarimenti. Lo spero io ed è dovuto anche nei confronti della comunità che rappresento intanto. Quindi a fine di valutare l'eventuale revoca della contestata ordinanza sindacale, perché è firmata ed entrerà in vigore domani sera alle ore 21.